Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrelink in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Cominciamo subito con Trispecchio che viene a farci visita e vuole fare un colloquio per noi. Bene, iniziamo il colloquio, come ti chiami? A quanto pare stiamo diventando famosi, se sempre più Yo-Kai vogliono venire a lavorare per noi. Rivelazione, sono il fortunato Trispecchio. Perché vuoi unirti a Blasters? Ho sentito che ultimamente questa squadra ha fatto grandi cose. Quali sono le tue abilità speciali? Viaggio nel tempo! Beh, grazie. Sei dei nostri! Così, subito. Stai scherzando? No, non scherza. Lui... Basta che viaggi nel tempo. Ok, pronti. Il segreto della formazione Blasters. Oh! Quindi andiamo nel passato per vedere come siamo nati... Come sono nati i Blasters? Ma i primi Blasters o noi Blasters? In tal caso so esattamente dove andare. Nella Val d'Oro del passato. Potremmo viaggiare quanto ci pare. Il mondo del passato. Che idea grandiosa, ci sto al 100%. Potremmo persino incontrare un sacco di yokai classici. Davvero? Io preferirei andare nel futuro, non nel passato. Sì, anch'io, per provare le barrette di cioccolato future. Basta con questa lagna, il sergente ha già deciso. Trispecchio vi attenderà a piano terra. Viaggerà con voi sulla Blaster Mobile e vi condurrà nel passato. Non appena siete pronti, filate a Val d'Oro del passato, forza! Va bene, sergente Quadro, andremo nella Val d'Oro del passato. Ho fatto un altro pochino di grinding, ma poco poco. Quindi non è che io abbia concluso chissà quanto, però, insomma, tanto per farlo. E dunque, continuiamo la storia. Dobbiamo andare nella Val d'Oro del passato. Ma prima, a dire il vero, sapete che vorrei fare? Bluetooth. E poi continuare con la storia. Voglio provare a sconfiggerlo, ce la posso fare. Oh, vabbè, potevo andare a prendere Overnian prima, che si prende appunto con l'inizio di questa missione nuova, con la missione della storia. Non so se viene subito, anche se dovrebbe essere come il gioco di Yo-Kai Watch 2, che arriva praticamente subito. Eccolo qua. Ah, il cappello è il cappello di Red, quindi lo tengo, perché Red è Red. Attenzione però. Polizocchio, lo faccio fuori anche se, a dire il vero, Polizocchio mi chiama, Bluetooth mi chiama, quindi... Ehi. Se mi vuoi vedere, io ti dico grazie. Sì, siamo qui. Però è andato. Va bene, abbiamo fatto avvicinare Bluetooth di un pochino almeno. Eccolo, sta qua. Oh, dove vuole stare, se no? Intanto che arriva, raccolgo questa Oni Orb che è enorme. Non so perché l'ho chiamata in inglese ora, non ce n'era assolutamente bisogno. E vabbè, però se fai atterraggio fortuito già iniziamo così. Sì, mi ricordo che lui fa gli attacchi d'acqua contro Jibayan che è tipo fuoco proprio. Che belli. Sono eccezionali veramente. Per un pelo evitato. Grazie. Anche se a dire il vero, ragazzi, comunque sia, in Yo-Kai Watch competitivo. Ah, attenzione, però... Ah, ce l'ho io, ce l'ho la bomba, attenzione. Volevo dire, in Yo-Kai Watch competitivo contano più gli yokai che no, le abilità e i tipi, diciamo, che debolezze e resistenze sono relativi. Purtroppo mi dispiace a dirlo, ma è così. Ma mi stavi aspettando? Non c'era bisogno. Perché fa questi giri? Vabbè, quando ti fermi, se si ferma, Koros, il blu, Yoni, insomma, tu ti fermi? No, lui non si ferma, però mi aspetta. Ecco qua, dai, un po' di spare, le facciamo droppare. Almeno facciamo un po' di punti. Senti, dove devi andare? Nella grotta? Dov'è? Ah, sul ring andiamo? Buono, buono. Iniziamo tanto subitissimo con un Energy Max di Jibayan, che comunque sia, gli fa subito tanti danni. Eccolo qua. È tornato in acqua per caricarsi ed ora ci affronta.
Ok, dov'è? Vabbè. Dai, su. Cos'è successo? Perché non gli ho fatto... dov'è? Ah, eccola là. Ah, pensavo che era scappato. Bolle matiche. Ok, scappa qui. Perfetto, ma dovrebbe farne un altro paio. Perché se ne va? Dov'è? Ah, qui. Ah, aiuto! Ehi, e no! Nell'acqua, bravo! Oddio. Oh, ma perché zomba? Oh, porca miseria, quanto mi dà fastidio. Che fastidio. Gelo ferreo, vabbè. Io prendo danni a caso. Potrei evitare benissimo, ma... No. Tu non te ne vai. Ragazzi, mi date una mano? Grazie. Kamasan, se mi ricarichi, guarda, mi ricarico da solo, va bene? Vabbè, però... Non ti fa muove. Dai, su. Ah, ok, è andato. E basta, queste bolle. Ma ce lo prendo? Non mi sembrava. Facciamo davvero pochi danni, Eppure per il livello sono abbastanza forte. Non capisco che problema c'ha. Dai, ragazzi, se possiamo finirlo ora, perché non mi va di stallo a rincorrere un'altra volta. Vai, eccolo qua. Andato, vai. Mamma mia, che noia. Non è difficile, più che altro è noioso, perché non si ferma un secondo. Ok, vai. Però Kamasan pure poteva un attimino darmi una mano. Mi sa che metterò un altro healer in squadra, perché lui non va bene affatto. Non cura subito. Invece il guaritore è fatto apposta per curare. La prima azione che fa è curare. Wow, ho 12.000 sfere. Non me ne ero accorto. Punta Bluetooth. Sapete che facciamo allora con 12.000 sfere? Facciamo i lavori di ristrutturazione, va. Vai. Ma che succede? Il nostro vecchio edificio è rinato. Con uno stile alla moda e floreale. Bello. Oh, e con la base rinnovata andiamo a continuare la storia per davvero stavolta. Pronti per un tuffo nel passato? Andiamo allora. Bello. Eccoci qua, subito via la missione. Non sentiamo proprio legge. Ecco fatto, siamo arrivati a Baldora del passato. Fantastico, abbiamo davvero viaggiato nel tempo, miau. Ora andiamo a visitare Baldora del passato. Truppa, non dimenticate che siete di pattuglia. Ah, ok. Ma che bello, ma che bello. Intanto raccogliamo subito delle sfere. Mi piace moltissimo raccogliere le sfere. Vabbè, sono importanti. Sono la cosa più importante di questo gioco, le sfere Oni. Vediamo un po', c'è un gruppo di manigoldi lassù, andiamo subito a fermarli con il nostro potente gruppetto di amici. Carico il mio attacco. Boom, mete, vai. Fatti fuori con un attimo, oh yes. Oh, possiamo fare amicizia con un sandalio? Pa, 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 pemmete. E sandalio, amico, subito. Perfetto, vediamo un po', un altro gruppetto è lassù. Questi yokai sono davvero cattivi, non capiscono che devono fare i buoni. In genere con l'attacco, con l'attacco forte ne faccio fuori anche tre insieme. Bene, altri dove sono? Ce ne mancano 5. Vabbè, la sfera G lasciamo perdere. E abbiamo l'ultimo gruppo di manigoldi, che non sono le industrie tremontine, ma sono qui alla scuola. Carichiamo il nostro attacco più forte e facciamogliela vedere.
Non ho possibilità di amicizia. Vai via tu. Ok. Poi facciamo amicizia. Ok, ora sì. Mira dritto al cuore, bene. Ehi, doho. Grazie, Komasan, ci voleva, Altri yokai a nord della città. Quale nord? Che stanno a sud. Cioè, a sud rispetto a noi, mo per dire. Wow, Yokai che poi possono, yokai che poi possono diventare anche yokai spettrali questi, Attenzione, non è una cosa da poco conto, Ehi, aspettate, chi è? Oh, sei tu! Sono Overnian. Bene. Sconfiggo i mali del mondo con amore, fegato e coraggio. Invincibile eroe Maximus Mask. Sono il difensore di tutti. Il mondo è mio amico. Al massimo. Cos'è? Però la faceva più decisa la voce su Yo-Kai Watch 2, Claudio Moneta. Perché l'hai cambiata? Di che stai parlando, Overnian? Basta chiacchiere. Ah, devo sconfiggere la sua squadra? Ah, va bene, e sono già andati. Facciamo prima così, se lo prendo facciamo prima. Ma solo se li prendo. Abbiamo fatto? Siete più forti di quanto pensassi. Eh sì, Overnian. Overnian, davvero non ti ricordi di noi? Miau. Che cosa? Che cosa? Non ci credo. Sei Cibonian. Già. Finalmente te ne sei accorto. Ma che ne sai tu? La faccenda può aspettare fino al vostro ritorno, truppa. E allora torniamo. Allora, vediamo un po', Overnian. Mi dispiace, sono giunto alla conclusione sbagliata. E pensare che credevo che Cibonian e gli altri fossero i cattivi. Overnian, che cosa fate da queste parti? Siamo di pattuglia, difendiamo la città dagli yokai cattivi. Pattuglia? Anche voi siete dei blasters, miau? Blasters? Che roba è? Non avevo sentito parlare di blasters. Allora, vuol dire che l'epoca di Overnian è precedente a quella dei blasters? Noi siamo gli eroi che proteggono la città, la squadra tutt'osso Maximus! Bene. Ragazzi, siete incredibili, la battaglia di prima è stata grandiosa. Ultimamente siamo stati grandi, in effetti. Se non è un problema, ci prestereste un po' della vostra forza? Siete nei guai? Beh, nella nostra epoca gli yokai cattivi appaiono spesso a Val d'Oro del passato. Gli abitanti della città vivono ogni giorno nel terrore. Oh no, è terribile. Noi della squadra tutt'osso Maximus facciamo del nostro meglio per proteggere la città, ma... ci sono troppi yokai malvagi ed è sempre più dura. In questo caso contate su di noi. I blasters sono gli alleati di tutti gli yokai nei guai. Cibonian, grazie. Quindi mi stai dicendo che però Overnian ancora non viene con noi. Ma guarda qui, un telefono rinnovato. E qui sotto com'è? No, ancora più sotto intendevo. Wow, discoteca è diventata. Attenzione, però abbiamo mangiavita! Insieme, cuore, fegato e coraggio. Con Overnian. Allora aspetta, facciamo questa. Poi la prossima facciamo mangiavita e Vuoxillo. Li facciamo insieme i due boss, ok? Facciamo con Overnian prima. Sperando che venga in squadra con noi prima di fare Vuoxillo. O meglio, dopo questa missione. Può essere pure che viene in squadra dopo la fine di questo capitolo. Che sarebbe più logico. Però a me non piacerebbe. Deve venire prima squadra, no? Sarebbe meglio. Vai. Contro Corocchio. Ah. Si difende bene, eh? Ma guarda un po'. Dietro non è la difesa. Però funziona uguale. Allora che serve? Dobbiamo sconfiggere 5 yokai malvagi. Più ovviamente un altro paio di yokai che si presenteranno poi. Una volta sconfitti i principali, come sempre. Bene, avanti così e presto sarà finita, ok. Comparso! Yeah! Oh mio Dio! Ma tutti quanti che si difendono questi yokai? È possibile? Fammete! Non so, a volte l'attacco che si carica me lo fa subito.
A volte non me lo fa. Industria Tremontina non c'è nessuno. Ma perché? Torniamo su allora. Voglio dire, le industrie sono un punto chiave in Yo-Kai Watch 2. Mi pare strano che qui non vengano neanche prese in considerazione. Un altro yokai cattivo è qua giù agli appartamenti. Aspetta, facciamo venire questo qua. Ah, ci pensano loro. Meglio così. E a te ci penso io. Disnero! Quello è Disnero! Attenzione alla sua magia di vento! Non ha avuto neanche il tempo di pensare a quello che stava accadendo. Ha solo sentito gli schiaffi che piombavano su di lui con una potenza inaudita. E niente, è rimasto inerme. Ha detto, vabbè, fate come vi pare, tanto io non ho capito nulla. Poverino. Povero Disnero. Non è uno yokai molto apprezzato, anche se in realtà è raro nel gioco. Ok, uno sta qua al tempietto zen, e mi pare anche giusto. La cosa diversa nel presente di Valdoro è che al tempietto zen sono aumentate le lapidi. Solo quello. Dai, picchia. Wow, con l'Energy Max, ottimo. E invece non compare nessun altro. E con questo è fatta, eh sì, Cibanyan. Non avrei mai creduto che poteste sistemarlo così in fretta. Voi blasters fate sul serio? Già. Oh, non mi sono ancora neanche scaldato, vedrai. Tu non stai facendo niente, Whisper. Sono troppo stanco per rispondere alle sue sciocchezze, miau. In ogni caso, voi ragazzi avete salvaguardato la pace di Valdoro del passato. Di nuovo vi ringrazio davvero. Buono è così. E allora? Wow, non credevo che a Valdoro del passato accadesse tutto ciò. Insieme a Overland saremmo imbattibili. Trispecchio? Eccolo! Ah, ce l'ha portato! Ragazzi, uno yokai malvagio è tornato a Valdoro del passato. E non è tutto, questa volta è enorme! Non può essere un grande mostro del passato? Per mille giro volte, ma è terribile! E non mi crederete, ma pare che non ce ne sia solo uno. Beh, sì, tre! Perché gli yokai malvagi vengono ancora qui, mio? Pare che il sigillo dell'inferno infinito abbia iniziato a rompersi. Sembra che molti yokai spettrali fossero laggiù, dormienti. Se è così, allora perché non sigilliamo di nuovo l'inferno infinito? È impossibile, l'inferno infinito è pieno di enigmi incomprensibili. Sì, lo so. Dopo aver lottato così a lungo, la squadra tutta a suo Maximus è sfinita. Se andassi in missione adesso, credo che nessuno mi seguirebbe. Per favore, potresti darmi una mano ancora una volta? Certo, darò tutto me stesso per la squadra tutta a suo Maximus. Komo-san, grazie. Bene, Komo-san, allora vai solo tu, perché io non avevo intenzione di aiutarlo. Volevo dirgli, va bene, se accetti di entrare in squadra, allora andiamo. Ma fammi vedere un po', sono curioso. Però non la faccio oggi la missione, la facciamo la prossima volta. Ah, no allora. Ragazzi, Occhimandra, Canotto e Suimo, tre boss dell'inferno infinito. E poi ci sarà Obukshiro ovviamente come boss finale. No, da paura. Vabbè, allora nel prossimo episodio facciamo anche Mangiavita e i tre boss dell'inferno infinito. Tutti quanti, facciamo una mega ammucchiata di mostri da sconfiggere e siamo tutti quanti più contenti. Intanto adesso potenzi i miei amichetti. Bene, allora Kuge, per questo episodio di Yo-Kai Watch Blasters è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!